Stai ascoltando Radio Cooks Legend sulle frequenze di cookslegend.net. 93esimo appuntamento e siamo quasi arrivati alle 100 puntate. Avevamo detto che avevamo una poetessa, una persona che l'abbiamo conosciuta tramite il net, questo net che avvicina, che fa conoscere e che comunica, informa tutto il mondo, che ci fa capolino. E noi abbiamo fatto capolino, insomma, con un nostro amico già, Massimo Lanzi, ex Radio Cooks Legend, dove abbiamo conosciuto Roberta Calce, che è qui con noi. Ciao Roberta, presentati. Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Cooks Legend. Chi è Roberta Calce? Roberta Calce è una donna, prima di tutto, e che è stata ospitata così gentilmente da Roberto in questa radio. Io sono una specie di personaggio pubblico. Comunque, faccio radio da tanti anni, da circa 33 anni, sono quindi una speaker radio, prima di tutto, come abbiamo detto. Poi da 36 anni che scrivo poesia, mi piace scrivere, ma poi scrive poesie, non sono poesie, dico sempre che sono una dispensatrice di emozioni. E quindi mi diletto a fare questo. È la mia seconda raccolta, poi ho scritto, sono autrice anche di un recital, sono autrice anche di un sito di poesie, questa mia seconda raccolta di poesie. La prima si intitolava Picco Memore, la seconda si intitola Romantica o Romantica, come volete voi, perché c'è un apostrofo davanti, dedicata quindi a Roma, la mia città, e dedicata a tutte le emozioni che mi dà la quotidianità, e tutte scritte in romanesco. La recensione è stata fatta per questo libro da un attore conosciuto, tutti amato soprattutto, che è Ricky Memphis, quello di Distretto di Polizia, che insomma non c'era neanche bisogno di dirlo, e ringrazio ancora, e non soltanto a lui ma anche da altri personaggi che comunque fanno parte del mondo editoriale. Oltretutto collaboro con un musicista che è molto molto bravo, mi segue molto, e quindi lui si preoccupa delle mie basi musicali quando presento le poesie, Marco D'Ambrosio, e con lui giriamo un po' tutta l'Italia anche per portare in giro questo spettacolo, uno spettacolo perché le poesie sono non soltanto declamate, ma vengono anche così, magari c'è un cantante in mezzo che declama la sua musica o comunque canzoni in romanesco e non solo. E cosa non per ultima, non amo di solito dirlo, però in questo caso è d'obbligo, io sono molto vicina a tutto ciò che sono le problematiche dei bambini con affetti da problemi psicofisici, in questo caso molto vicina, certo, all'Istituto Serafico di Assisi, ma non soltanto. E quindi il ricavato del primo libro è andato tutto in beneficenza, e il secondo ovviamente una buona parte va in beneficenza all'Istituto Serafico o a quanti di quegli istituti che hanno in qualche modo bisogno. Sono una piccola goccia, non sono niente, intendiamoci. Ma tu sei più di una goccia, una voce veramente bellissima, e per questo che lavora in radio. È bello sentire una voce così, ma parliamo adesso di quello che fai. Intanto diciamo il sito dove tutti quanti possono andare a leggere sia le tue poesie che gli altri autori. Bravo, io me l'avevo dimenticata. Comunque sì, è un po' più, un sito un po' più di poesie, www.poesieincalce.com. Oltretutto è l'unico sito, e questo ci tengo in modo particolare, Roberto, a dirlo, perché è l'unico sito in cui praticamente anche gli ipovedenti possono ascoltare le audio poesie. Quindi attraverso uno speciale tasto loro possono cliccarci sopra, io li guiderò, una voce guiderà appunto queste persone che hanno questo problema, appunto sono ipovedenti, e possono ascoltare le audio poesie, quasi tutte, insomma il 99,99% sono declamate da me, ovviamente. Veramente ha detto tutto, si è presentata benissimo, una voce stupenda. Roberta, ti saluto grazie, veramente. Grazie a te per avermi ospitata. Ciao Roberto. Ciao. Stai ascoltando Radio Cooks Legend sulle frequenze di cookslegend.net.